Azione! Attento e instancabile il regista Ligabue, ci mette l'anima Luciano sul set come sul palco. La macchina del suo primo film continua a girare a pieno ritmo. Stamattina, un'estate padana calda e afosa come quelle di una volta, lo ha visto alle prese con le scene di un matrimonio, girate in un ristorante tipico correggese naturalmente, perché questo film è un altro atto d'amore di Liga per le sue radici, per il suo borgo. È atto d'amore o no, è comunque una scelta fatta da sempre. Io credo che uno debba parlare delle cose che conosce. E avendo io sempre vissuto in questo contesto, insomma, credo di poter parlare di storie che hanno sempre come ambientazione alla fine quella che io conosco bene. Ho accettato di fare il film anche per questo motivo, perché alla fine mi hanno detto, e per l'appunto, che il film poteva essere girato qua. Ma la fatica di fare il regista dove sta esattamente? La fatica è enorme, perché comunque credo che la fatica di un regista sia grossa, ma la fatica di uno che non ha mai fatto regista prima e che non ha fatto nessuna scuola e che non ha mai frequentato nessun set, se questo uno è per l'appunto uno che vuole cercare di fare una cosa rispettando al massimo una storia che gli piace, è una fatica enorme, perché comunque non finisce con le 12-13 ore di girato, ma va avanti con lo studio, va avanti con la documentazione. Io quando finisco di girare continuo a rivedere film che mi sono piaciuti per cercare di rubare delle idee. E mentre Liga fatica e dirige, i correggesi sono lì pronti a far da comparse o semplicemente a curiosare, perché questo film è anche una festa per tutti quelli della piazza, giovani e vecchi, che stanno a godersi lo spettacolo senza paura di disturbare. Credo anzi che in diversi siano un po' divertiti nel vedere un po' di movimento in questa cittadina che sembra un po' così meno facile a movimenti di questo tipo, per cui spero che sia un'esperienza che stiano vivendo con serenità e con divertimento. Durante la lavorazione su questo set è nato anche tuo figlio, il film più bello della tua vita, immagino. Ma questo non è un film, questa è la realtà, ed è una bella realtà, sì, che mi è andata a scombussolare ancora di più i tempi.